Sono Sosa, io sono Brillo e oggi sono qui e prima di iniziare ragazzi devo dirvi che sono molto deluso e anche un po' incazzato perché come avete visto sulla mia pagina community qua sul mio canale Briller ho scritto: voi ragazzi lasciatemi tutti gli stereotipi che voi avete di noi americani. E per chi non mi conosce, sì, sono un ragazzo americano eppure parlo l'italiano. Oddio, un americano che sa parlare un'altra lingua a parte l'inglese? Non sapevo che esistessero. Esistiamo anche se siamo in pochi e io parlo l'italiano. Shout out to my boy Wayla Tom, shout out to my girl Tia Taylor, what's good, I see ya. Comunque ragazzi, oggi voglio leggere questi stereotipi che mi avete lasciato e vi dirò se sono o veri o falsi. Quindi iniziamo subito, non dobbiamo sprecare tempo. Bernardino Telesio che mi ha scritto: il latte nel contenitore del detersivo. Già potete capire perché sono un po' deluso. Che tipo di persone pensate che noi siamo ragazzi? Come se mettessimo il latte nel contenitore del detersivo? Non so da dove viene questo stereotipo. Comunque non è una cosa che facciamo e non l'ho mai visto. Quindi come Alfredo pasta, una pasta italiana che non esiste in Italia, questa cosa non esiste in America. Mettere, anche mettere ketchup sulla pasta, questo lo pensate ma non l'ho mai fatto, non l'ho mai visto. Comunque ragazzi, andiamo al secondo stereotipo. Sara Borella, scuola in cui tutto il tempo si sta in corridoio a prendere cose dagli armadietti. Questo posso capire perché lo pensi, perché probabilmente l'hai visto 100 volte in una serie TV, perché tutte le serie TV del liceo hanno questi ragazzi accanto ai armadietti e parlano, è vero. Devo dire tra vero e falso, sceglierei vero in questo caso, perché in America, ad esempio al liceo, ci sono 8 classi diversi in un giorno e tra ogni corso nell'intervallo di tempo ci sono tipo 5 minuti per andare alla prossima classe. Se la tua aula è vicina non devi proprio avere 5 minuti, quindi puoi fermarti un attimo e parli con i tuoi amici, quindi questo è vero, ma comunque è solo una frazione piccola della tipica giornata a scuola. Lala Star 06, ananas sulla pizza. Sì, ragazzi, lo so, lo mettiamo ananas sulla pizza. Non spesso, non è il mio preferito o qualcosa del genere. Non mi dispiace tantissimo, lo so che non si fa. Ai napoletani mi dispiace una cifra per questa cosa, perdonatemi, ma comunque sì, esiste. Si chiama Hawaiian pizza, pizza del Hawaii, quindi forse è stato inventato là. Comunque ragazzi, questo è vero. Allora poi, Eleonora Torti, non vi salutate mai quando riattaccate il telefono. Sempre sulle serie TV probabilmente avete visto questa cosa, ma comunque ragazzi, alla fine delle chiamate, veramente vi giuro, diciamo bye, oppure see ya, oppure talk to you later, qualcosa lo diciamo. E spesso se stiamo parlando con famiglia aggiungiamo addirittura un bel love you, tipo ti voglio bene. Sì, nei film, anch'io li ho visti, nei film non finiscono le chiamate in modo amichevole con un bel ciao o bye o qualcosa del genere. Ma comunque, nella vera vita finiamo le chiamate con tipo un saluto. Bye, see you later. Frank Titas: mangiano male e pensano che oltre l'America non esiste nient'altro. Questo purtroppo direi che è vero per un sacco di americani, ovviamente non tutti gli americani. Se hai viaggiato un bel po' e se sai un po' del mondo non sei così, ma ci sono tanti americani che viaggiano soltanto dentro l'America, non sono mai usciti e quindi pensano che l'America sia il mondo. Mi dispiace per questo. Puoi anche dire che l'America è così grande che è un effetto quasi naturale della dimensione dell'America. Quindi sì, per questo do ancora il punto a voi e dico vero per questo stereotipo. Allora, Giulia Senesi: non chiudono mai la porta di casa. Questo stereotipo non so da dove viene, ma voi avete tipo questo cancello grosso e alto, una porta chiave tipo chiusissima.
noi abbiamo, non abbiamo un cancello di solito, non abbiamo un cancello, abbiamo soltanto una porta e mettiamo lock, tipo porta a chiave chiusa. Quindi questo è falso, che non chiudiamo mai la porta, la chiudiamo e la mettiamo a chiave. Sì, cioè a casa mia facciamo così, quindi chiudiamo la porta, quindi questo direi è falso. Framezzetti 03, sono sempre quelli che vengono attaccati per primi degli alieni e noi abbiamo solo extra comunitari. Allora, probabilmente perché come sempre mi sto rendendo conto di un tema di questo video. Stiamo sempre parlando del film, che è naturale perché è quello che avete visto dall'America se non ci siete mai stati. Comunque sì, nei film, se è un film americano e tutto si svolge là in America, se c'è una storia con alieni è normale se poi gli alieni vengono in America. È bello che ci avete pensato, ma comunque ragazzi, suppongo che questo sia vero. Dobbiamo essere attaccati dagli alieni per avere il confermo, ma comunque ti do il punto, Framezzetti, vero, andiamo avanti. Allora, Filippo B, pickup Ram 6000 cc, cibo in grandi quantità, super patriottismo, pensare in grande, esaltazione delle forze armate, passione delle armi, grande, bello, carrierismo, esaltazione della ricchezza. Scelgo super patriottismo come il suo stereotipo che mi ha lasciato. Siamo patriottici, anche gli italiani penso che siano patriottici, non tutti gli americani sono patriottici, tipo io non sono un grande, tipo oh mio Dio, America! Sono più normale, non sono tipo America. Sono un po' meno patriottico. Comunque amo l'America, suppongo. Cioè tipo è la mia patria, quindi vabbè, mi piace, suppongo. Comunque non mi trovo molto patriottico, però capisco benissimo quello che vuoi dire e ti do il punto per questo, quindi vero. Pickup Ram 6000, una bella grande camion macchina. A me non piacciono i camion, ma a tanti americani, soprattutto texani, piacciono tantissimo, quindi vero per questo stereotipo. Sempre Giulia Senesi, non cucinano mai e prendono sempre cibo da asporto. Questo devo dire che è falso, perché anche gli americani cucinano a volte. Penso in Italia forse si cucina più spesso, però in America non è che non cuciniamo. E comunque sì, c'è un mondo di cibo da asporto. Sì, cioè mangiamo anche fast food o tipo qualcosa di veloce dal supermercato, un panino, hamburger, cioè può essere qualsiasi cosa, ma cuciniamo a volte, prendiamo questo cibo a volte, quindi entrambi. Il fatto che ha detto non cucinano mai, ti devo dire falso, quindi andiamo avanti. Miss Andy, molto patriottici e concentrati su se stessi con l'idea di essere i migliori del mondo, poco e mai informati riguardo ciò che succede fuori dagli States. Un po' ne ho già parlato, ma parliamo di con l'idea di essere i migliori del mondo. Può essere vero sempre per qualche americano, ma non tutti. Io, cioè, sono ben informato del mondo rispetto alla maggior parte degli americani. Solo per la mia esperienza ho vissuto sia in Italia che in Giappone per più di 2 anni in totale. So il mondo un po' e so che l'America non è il paese migliore del mondo. Tanti americani lo pensano, tanti americani seguono il patrioticismo e pensano sì, l'America sia il paese più bello del mondo. Ma anche alcuni italiani lo pensano, cioè mi scrivono commenti e dicono l'Italia è il paese più bello del mondo. L'Italia è bello comunque, quindi andiamo avanti. Dance Ikigai, case enormi di carta pesta e solo cibo pronto. Parliamo di case enormi. Sì, le case in America sono proprio grandi e se sono fatte di carta pesta va bene pure, perché cioè se vivi in un posto dove non c'è un tornado, uragano o quello che lo chiamate, non lo so, la tua casa rimarrà come in Colorado dove non ci sono uragani, quindi è sicuro come casa, ed è grande ed è bello e penso sia più economica per la materia, quindi ci trovavamo bene in quella casa e mi piace. Ma comunque questo stereotipo è vero. Allora, Black Widow, il caffè che fa schifo che per me è buonissimo, le armi, le feste, le medicine che si prendono per ogni cosa, ma soprattutto le feste. Allora, parliamo di alcuni stereotipi che lei mi ha lasciato. Il caffè che fa schifo è il caffè più buono, ragazzi. Io amo il caffè americano più del caffè italiano. Espresso non mi piace, è troppo veloce. Io voglio godermi un caffè tipo lungo, più tempo, quindi mi piace il caffè americano.
espresso è troppo veloce per me. Le armi, allora parliamone, perché mi sorprende che è la prima volta che sentiamo delle armi dopo così tanti stereotipi. Gli americani hanno una strana, lo so, stranissima passione per le armi. Tanti americani hanno il diritto di portare un'arma in giro, basta che sia nascosto. E penso che alcuni americani addirittura lo fanno. Comunque, ci sono tantissimi americani che non hanno voglia di una pistola, non possiedono una pistola e non prenderebbero mai una pistola. Io sono uno di quegli americani. Ci siamo, esistiamo, però sì ragazzi, rispetto agli altri paesi, non come tipo, non lo so, i svizzeri, anche a loro piacciono le armi per quanto ho capito. L'America non è l'unico paese che ha questa strana passione, sicuramente siamo il peggiore per i nostri problemi di sparare, eccetera. Infatti tipo, mi vergogno di questo e non prendere mai una pistola, ma comunque questo stereotipo purtroppo è vero, che gli americani hanno una strana passione per le armi. Allora poi, le feste sono vere pure, sono una figata, feste grossissime con tanto da bere, tanti giochi, tante ragazze, tutto quanto. Quindi queste scene che avete visto nel film forse sono un po' esagerate, ma esistono comunque. E facciamo un ultimo: il tritare i frutti nel lavandino. Ma non è pericoloso? Perché vi chiamate sempre man bud buddy? E la pasta nella lattina? Tritare i frutti sono molto utili. E mi dispiace che in Italia non ce li abbiate, ma comunque a me piacciono e non sono pericoloso. Non sono sicuramente più pericoloso di un coltello, quindi se sai usare un coltello sicuramente non avresti paura di un tritarifuto. Quindi non ti preoccupare, tritarifutio, non lo so. Comunque sì, sono utili pure, perché se devi buttare qualcosa viene spezzato, quindi è utile come cosa. Perché vi chiamate sempre man bud buddy? Perché siamo tipo amichevoli, è una parte dell'inglese, tipo bro, man, bud, homie, brother, qualcosa. Cioè non voglio solo chiamarti tipo il tuo nome, siamo più stretti di quello, quindi ti posso chiamare un soprannome tipo bro. La pasta nella lattina, non so di cosa stai parlando, ma dico falso per questo. Quindi ragazzi, spero che vi siano piaciuti questi stereotipi o anche la mia spiegazione per questi stereotipi. E iscrivetevi al mio canale se volete più video così. Farò sempre sondaggi del genere sulla mia pagina community, sul mio canale Briller qua su YouTube, Secondo gli Italiani, una mia serie che faccio sempre. E ragazzi, grazie per aver guardato, se vediamo alla prossima. Peace!